E siamo davanti al tribunale di Fermo dove questa notte, la scorsa notte, quella tra martedì e mercoledì, è scoppiata una bomba carta proprio qui davanti all'ingresso degli uffici giudiziari del tribunale. Potete vedere che non sono visibili le tracce dell'esplosione, uno scoppio che comunque ha allertato i residenti che si trovano qui in corso Cavour, e ora gli inquirenti stanno seguendo le indagini per capire se si sia trattato di un semplice atto vandalico di qualche gruppo di ragazzi oppure se alle spalle di questa bomba carta ci sia un vero e proprio atto intimidatorio con alle spalle delle associazioni organizzate. In questa zona non è presente una videosorveglianza al momento esterna, perlomeno da quello che sembra qui fuori, e notiamo anche che siamo a pochi passi, lo vedete, eccolo qui, dal palazzo della prefettura. I residenti raccontano di aver sentito un boato che li ha messi subito in allerta, sono stati poi chiamati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Ecco, questo è l'occasione, ma come potete vedere non ci sono danni. Dal Tribunale di Fermo è tutto, Paolo Pauletti, Ops TV.